Sono piatti in terra cotta per mettere le cose da mangiare. Stavano qua insieme a qualcos'altro che non so come si chiama. L'Etiopia non è una nazione sconosciuta in Europa, soprattutto in Italia è ben conosciuta per i rapporti che abbiamo avuto nella storia, nel passato, nel 1800 e anche nel 1900. È una nazione abbastanza grande, si estende a 1.100.000 km quadrati. Attualmente si parla di 84 milioni di abitanti, abbiamo 80 lingue, circa 200 dialetti, e quindi quasi pari ai dialetti saranno. Sì, gli gruppi etnici circa 200 gruppi etnici sono di più. La giornata tipica al mattino si svegliano, presto al mattino, i bambini portano le bestie a mangiare al pascolo, la mamma va al mercato più vicino, a fare degli acquisti e degli scambi, si ha delle cose da fare. E al mattino prima di partire ovviamente si fa il pranzo, praticamente si fa il pranzo. E poi bisogna aspettare la cena, non c'è un pranzo a mezzogiorno. Cosa si manda? L'inset, il coccio è il prodotto dell'inset, il prodotto di questa falsa banana, è il cibo di base in questa zona, non c'è altro, con un po' di latte. E alla sera si fa, quando ritornano, si è portato qualcosa dal mercato, l'uomo coltiva, va dai campi, si occupa di coltivare questa falsa banana, di metterci concime, di scavare un po' attorno. La pianta del falso banano, quando viene tolta per la lavorazione, la parte finale della radice viene tagliata come un disco e questo disco viene messo sottoterra. Poi da ogni poro di questa radice nasce una piantina. Infatti in questo caso è stato messo il disco sottoterra e sono nate queste piantine. Allora, questa quindi è la prima fase del falso banano. Poi queste piante vengono tolte e vengono diradate. Durante la vita di una pianta di falso banano viene spostato
6 o 7 volte a seconda del clima. Per essere pronta per la lavorazione una pianta di falso banano ci mette dai 10 a 15 anni. Ovviamente più si sale con la quota la temperatura diminuisce, però il tempo che la pianta ha bisogno per maturare si allunga. Questa è un'altra fase della lavorazione del falso banano. Praticamente quel pezzo bianco là, che è la radice, viene messa qui sopra per essere frantumata. E con questo pezzo di legno si batte, così si frantuma. Durante la lavorazione del falso banano restano le fibre che vengono fatte seccare e poi vengono usate per fare le corte. Ed è un lavoro, quello di fare le corte è un lavoro da uomo. Ciao! Ciao, è Teresano. Non c'è Teresa. Il vantaggio del falso banano è che una volta lavorato e messo sotto terra, questo dura 2 o 3 anni. Ed è l'unica cosa che in questa zona riescono a conservare per così a lungo. Tutte le altre cose, una volta che maturano, possono usarle solo per pochi giorni e poi ne vendono un po' al mercato, ma se ce ne è troppe, questo viene buttato via. Invece il falso banano dura, anche se durante la stagione delle piogge, durante la stagione secca, messo sotto terra, ha un periodo lungo di durata. Qui andiamo a vedere dove il falso banano dopo la lavorazione viene conservato. Vengono fatti questi buchi profondi all'incirca 1 metro. Sulle pareti vengono messe foglie di falso banano e viene messo dentro la poltiglia ricavata e sopra di nuovo coperto con foglie di falso banano e sassi per tenerlo ben schiacciato. Quando la famiglia ha bisogno di cucinarne un po', lo apre, tira fuori quello che è necessario e procede con la lavorazione, con la cottura. Allora la signora ha tirato su un po' di questo falso banano grattugiato e adesso lo sta lavando. L'ha lavato e ha messo qua quello lavato. Questo adesso che è stato lavato, questo è il falso banano tritato e lavato, e questo verrà tagliato ancora più finemente e poi messo su una piastra di metallo per essere cotto. E questo è il cibo di ogni giorno, quello che mangiano ogni giorno. Ecco, adesso l'acqua dove è stato lavato il falso banano viene filtrata in una stoppa, per cui tira fuori le fibre del falso banano che sono rimaste nell'acqua. Su questo pezzo di legno qua viene messo il falso banano lavato e tritato più finemente. Poi qui si fa il fuoco, si mettono questi così come sostegno e si mette sopra una piastra di metallo così, e qui viene cotto il falso banano, per cui viene una pagnotta alta un paio di centimetri del diametro di questo cerchio. Il falso banano viene lavorato quando ne hanno bisogno, però non più spesso di una volta ogni 6 mesi. Ne lavorano 1 o 2 a seconda delle esigenze della famiglia e lo mettono sotto terra. Poi questo buco viene aperto ogni 2 o 3 giorni per tirarne fuori un po' e cucinarlo, insomma, per le esigenze della famiglia.
Questo per due colori anche qui. No, no, solo uno, forse solo questo. È nutriente? Contiene ferro, sì. Sì. Per i bambini va bene. Cioè provoca la gastrite quello, perché è fermentata. E la di gioccia? In giro. Il vino non è caldo come lo so, mi prendo subito la volta, che sotto è caldo, è un po'. Famiglia estesa qui fa parte della comunità, è parte della comunità, infatti sono venute diverse persone per adottare figli legalmente, ma qui non hanno voluto dare neanche un figlio, sono rifiutati, sistematicamente si rifiutano perché questo fa parte della nostra, o ci sarà un parente lontano, o c'è tutta... La comunità lo mantiene, ma l'affetto materno è molto profondo qui, hanno un grande rispetto dei genitori, tanti valori sono ancora conservati qui in Etiopia, anche i bambini rispettano i loro genitori come i genitori si curano dei loro figli. Quando si dice si curano dei loro figli, i bambini devono crescere per conto loro, non sono coccolati. Crescono per conto loro, già a 12 anni devono emigrare durante le vacanze per guadagnarsi un po' di soldi e comprare le matita, la penna per la scuola. Quando si chiude la scuola, sì. Non trova nessun ragazzo oltre i 12 anni, perché tutti vanno nella città o fanno lustrascarpe o fanno qualche altra attività. Guadagnano un po' di soldi, quando ritornano a settembre hanno i soldi per comprare i quaderni, la matita, la penna. Non sono i genitori che pensano ai figli, devono pensarsi loro. Diventano indipendenti alla Svezia. Sono indipendenti già a 12 anni. Perché loro dicono, perché cosa mi sposo se non ho figli? No, ma come è una disgrazia. Una famiglia tipo quanti bambini ha? Fino a 10, 11, 12, 13... 12-13, però come si dice, la media è 6, dicono che è 6, però noi ne conosciamo qui che hanno 10, 11, 12, 13. Sì, la media è molto bassa perché la mortalità infantile è molto alta in Etiopia, quindi si parla di 46-45 anni la media. Ma perché la mortalità infantile è molto alta? Mancano lì, come si dice, le strutture sanitarie per il parto. La maggior parte delle donne partoriscono a casa, a volte va bene, a volte o muore la mamma o muoiono i bambini. No, sono gli anziani che comandano qui, non è la polizia che comanda, sono gli anziani che comandano. Nei villaggi? Nei villaggi. Sì, villaggi, anche qui in città, Endeavour per esempio, ha più potere l'anziano che l'autorità politica che c'è. Se si tratta di coinvolgere gli abitanti di questa città, non è il potere politico che conta, sono gli anziani, sono loro che decidono, sono loro che la gente ascolta di più all'anziano, sì. Che al potere. Sì. L'acqua? L'acqua deve essere l'acqua naturale. Da bere? Mm-hmm. L'acqua da bere vanno a prenderla i bambini. Quando vanno a scuola, per esempio, si portano dietro la borraccia e al ritorno ritornano con l'acqua.
è il compito dei bambini. Dappertutto lei vede questi bambini che vanno con la... Sì. Non è acqua potabile, non è acqua sporca. Loro prendono con l'acqua del fiume e quello porta tanti malanni. E quindi noi ne abbiamo scavati diversi pozzi in collaborazione con l'ospedale di Atat, ne abbiamo scavato 138 pozzi. Noi come diocesi ne abbiamo scavato 12 pozzi per diversi villaggi e abbiamo fatto anche una tubatura, abbiamo potenziato alcune sorgenti per 130 chilometri. Si vede un miglioramento anche nella salute della gente, ci sono meno persone che vanno, che si ammalano. La Chiesa Cattolica soprattutto è impegnata nelle attività sociali di promozione umana, promozione integrale della persona umana in tanti settori. La Chiesa Cattolica, benché minoritaria, ha tante attività. Abbiamo 78 strutture sanitarie a servizio di 8 milioni di persone in tutta l'Etiopia. E questo è ben apprezzato dal governo etiopico e anche dalla popolazione. Numerosissime scuole, tante attività sociali per provvedere l'acqua potabile alla popolazione, promozione della donna in tantissime parti dell'Etiopia, la Chiesa Cattolica è impegnata per aiutare le donne per l'emancipazione della donna, ne fanno tanto. E così tante altre attività per i giovani, per i malati di AIDS, insomma la Chiesa Cattolica è impegnata in tanti fronti. Abbiamo 12 diocesi cattoliche, una delle quali è appunto questa qui, la diocesi di Ndebir, che è stata costituita come diocesi il 29 novembre, il 25 novembre del 2003 dal Beato Giovanni Paolo II. E si estende a 9.000 km quadrati, 4 milioni di abitanti. Anche qui la grande maggioranza sono ortodossi, una buona metà sono musulmani. Noi siamo sempre una piccola minoranza, 24.000 cattolici soltanto nella nostra diocesi, e abbiamo tante attività sociali. Basta dire che gli unici due ospedali, l'ospedale di Woliso e l'ospedale di Atat, sono gli unici due ospedali nel raggio di 365 km. Da Addis Abeba fino a Jimma, questi sono gli unici due ospedali che ci sono. Questo qui è Atat. Dove sorge appunto questo ospedale che è a servizio di tutta la comunità del Burake. Negli ultimi 40 anni era l'unico ospedale nel raggio di 365 km. Non c'era nessun altro ospedale né governativo né privato. E quindi ha una storia grande. Ultimamente abbiamo costruito un secondo ospedale a Woliso, a 70 km di qui. Un ospedale un po' più grande che è stato costruito con gli aiuti dell'8 per 1000 del contributo degli italiani attraverso la Conferenza Episcopale Italiana e con l'aiuto anche del QAM di Padova, che è un'associazione che forma medici e li manda come missionari. Grazie.
Salvatore di Sisencio, sempre gestito dalle suore indiane dell'imitazione di Cristo, sì. E ha un bacino di utenza di sulle 15.000 persone, qui è aperto dal lunedì al venerdì e durante la notte sabato e domenica è aperto solo per l'emergenza. Ci sono due suore, entrambe sono infermiere, e c'è una media di un centinaio di pazienti al giorno. Qui siamo sui 3.000 metri di altitudine, quindi non c'è la malaria, però ci sono altre malattie come parassitosi intestinali, problemi polmonari, problemi agli occhi, problemi della pelle, che sono i problemi più comuni. Sono un centinaio al giorno, una media di 100 al giorno, hanno anche un piccolo reparto per la pediatria, vengono le donne a partorire, hanno una decina di parti al mese. Nel caso in cui il parto sia particolarmente complicato, le suore mettono a disposizione la macchina per andare all'ospedale di Attat, che è ad una sessantina di chilometri da qui. E questo lo fanno giorno e notte durante la stagione secca, durante la stagione delle piogge, sempre. L'ambulanza a disposizione è la jeep delle suore. Quindi qui sarebbe importante anche una seconda macchina, anche se le suore ne hanno già una, però queste sono macchine che purtroppo hanno molto bisogno di assistenza. Quindi quando la macchina è in garage devono portarla di Sabeva a 220 km da qui, lasciarla lì una settimana, 10 giorni, e qui la macchina non c'è. E se ci sono delle emergenze in quel periodo lì non possono farci niente, perché l'unica soluzione è andare a piedi 5 km da qui e poi prendersi il pullman, se c'è, quando c'è, e andare all'ospedale. Lì non si sa quali saranno le conseguenze. Ah, e gli antenne o computer? E esistono. Esistono. Io sono Roberto, ma si sta sedendo. E in questa chiesa, perché c'è una, si sta sedendo. E in plan, in tanta io sono questa. Viene da lontanissimo. È una città che sarà a 500 km da Addis Abeba. Non so come è finito qua. Però da diversi anni che c'è, insomma. Si spera che vada avanti. Noi come Chiesa Cattolica formiamo molti giovani, sia come infermieri che come insegnanti. Li paghiamo gli studi e tutto quello che serve per cui vita e l'alloggio. Dopo che hanno finito gli studi, noi gli chiediamo che per 3 anni vadano a lavorare dove vogliamo noi, dandogli la paga sindacale, tutto secondo la legge, però gli chiediamo che il posto lo decidiamo noi. E poi dopo 3 anni sono liberi, qualcuno resta, continua a lavorare per noi, altri invece preferiscono cambiare e andare magari in città. Tendenzialmente vanno in città, che i luoghi di campagna non sono preferiti da loro. Abbiamo una quarantina di scuole con 15.000 alunni, e anche questo è molto apprezzato perché l'educazione e la formazione scolastica è stata iniziata in questa zona dalla Chiesa Cattolica, ad iniziare ad aprire queste scuole, che ha dato la possibilità a tantissime persone insomma, di emanciparsi. Io stiamo cercando di promuoverla. La maggior parte delle nostre scuole sono in condizioni molto povere, cioè non vedete, qui ci sono scuole abbastanza buone, ma quando si va nei villaggi sono scuole ancora strutture molto, le strutture sono molto povere. L'educazione però, la formazione è buona perché ci sono delle persone preparate che insegnano ai bambini. Entrare il sole. Giorgio, sono si metta a tenersi. Stanno assaggiando? Andiamo a dare a ciò? Andiamo a dare a ciò! Quanto ci vanno, Giorgio?
un canto. Dicono, benvenuti ai nostri ospiti. Siamo qui un studente, insegnare in aula così. Bravo, English word, parole dell'inglese. My name is Kanja Tades. I am six years old. I live in San. My mother's name is Kalama. My sister name is Yashuna. My brother name is Bayan. Thank you for attention. Another student? Let me introduce myself. Timtashin Kafargash. Let me introduce myself. My name is Haju. I am 6 years old. I live in Yamachan. Everybody do this just like me. Again? Anche l'altro anno vanno alla scuola elementare, da qui 10 km è lontano da Cuna. Alcuni stanno a casa perché non accompagnano, non hanno la famiglia. Un po'. Abbiamo qui l'insegnante Aster che ha fatto il corso di un anno ad Osanna, no? Sì, ad Osanna. In una città che si chiama Osanna, dove appunto organizzano questi corsi per il metodo Montessori. Sì. E poi alla fine dell'anno vanno nelle nostre scuole per applicare questo metodo educativo che è fatto soprattutto di oggetti e di materiale, insomma, di molta manualità. Sono Don Sable, parroco di questa zona. Siamo in Yeror, dentro questo. Ha una scuola materna della Natività della Maria. Quanti bambini ho? Abbiamo 133 bambini. Mm-hmm. Sì. Qui a tutti i bambini viene dato da mangiare, no? Sì, da mangiare. E il materiale didattico e le divise, sì. Uniformi. Adesso c'è l'esigenza di sostituire queste aule perché ormai sono in una condizione abbastanza critica, e allora si vorrebbe dare a questi bambini una scuola fatta di mattoni, di modo che l'ambiente sia più confortevole per le lezioni e anche la pulizia sia a uno standard un po' più alto. E il desiderio è quello di, oltre alla scuola materna, di dare anche le elementari, perché da qui le elementari più vicine sono a 10 km, no? Da Cuna. 10 km da Cuna. Quindi una volta che i bambini finiscono la materna qui, devono andare in un altro villaggio, da Cuna si chiama, a 10 km, per frequentare le elementari. Il desiderio è ovviamente quello di continuare tutto il ciclo scolastico. Dimmi il
them. No. Siamo nel villaggio di Agamsa, il villaggio si estende di fronte a noi e siamo quasi 180 km da Addis Abeba, sempre nella diocesi di Endibio. Poi abbiamo questa piccola scuola. Senti, Giorgio. E tu? Sono 150 alunni in Astaman. 150 alunni e 4 insegnanti. Questa scuola è stata attivata più o meno 5 anni fa su richiesta della popolazione, che si è rivolta al parroco di Wolkite del tempo per aiutarli appunto a fare una scuola, perché in questa zona non c'è assolutamente niente. C'è per dire la tua città? Viena. Una elementare scuola. Dai, dai, gruppi. Senti. Ciao, ho un metà di cimera. Scuola elementare a più o meno 10 km da qui, quindi per i bambini di questo villaggio ci vuole un'ora e mezza abbondante per andare a scuola elementare. E ovviamente devono andare a piedi, perché qui non c'è alcun mezzo di trasporto, e poi gli autobus comunque per i bambini sono troppo costosi, non possono permettersi di utilizzarli. Siamo nel villaggio di Jeforina, a 5 km da Endibio. Qui c'è la parrocchia, abbiamo qui Padre Zemecha, che è il parroco di questo villaggio e anche responsabile dell'asilo. Ci sono 150 bambini che frequentano l'asilo. So, this one is 3 km far away from the Endibio. At this time we have 3 teachers we have here. But for the problem what we are facing is that for the children we don't have a proper room that we are facing. Mm-hmm. Dice che ci sono 3 insegnanti impegnati, però il problema maggiore sono le aule, che non sono adeguate per l'utilizzo che ne viene fatto. So for that one we have started earlier they were not having a proper school, so the people asked us to start for this class. This one actually is not a class, this is for the parish auditorium, this one. E adesso anche questa stanza viene utilizzata anche come classe, anche se è nata come per il catechismo, aule per i giovani, però non essendoci abbastanza posto per tutti i bambini, al mattino viene usata come aula. Non c'è, per i bambini non c'è neanche un bagno, non ci sono i servizi igienici, e non c'è una cucina adatta e neanche un'aula dove poter mangiare. So even to build the room it's not possible for the people. They are from the very poor family. Se lui dice che chiede collaborazione ai locali per costruire un edificio più adatto, però la gente di qua è molto povera, sono solo contadini e pastori. Quindi riescono a dare un contributo per costruire qualcosa di più duraturo. Kind of dice che ci sono molti bambini in questa zona, però dato che ci sono solo queste poche stanze a disposizione, non possono accettare tutti i bambini che vivono qua intorno. Quindi tanti devono restare a casa e non possono accedere all'istruzione. Thank you.
Stanno pulendo l'orzo per poi fare il pane. Lasciamo, lasciamo. E questa è la cucina. La cucina della scuola. È una benghia. Benghia uomo. Questo fanno il tè. Thank you.